trasmettiamo questo sapere, questa idea della malattia, per combattere l'idea che sia una malattia inguaribile. La cosa importante, secondo me, è capire che chi soffre di un disturbo mentale non è la sua malattia, è tanto altro. Ecco, Ithaca è nata nel 1999 ad opera di un piccolo gruppo di fondatori per aver fatto nella loro vita esperienza personale o come pazienti o come familiari di quanto fosse difficile affrontare e riconoscere una malattia come la malattia mentale. Il nostro messaggio ha voluto subito essere un messaggio di speranza, quindi il nostro primo obiettivo è stato proprio quello di dare informazioni. Il pregiudizio, la discriminazione che c'è nella società riguardo a questi disturbi, a questi problemi, porta un danno alle persone che ne vengono colpite. Abbiamo sempre pensato e ne siamo convinti che, come tutte le malattie, anche in questo campo si possa fare prevenzione. Il progetto Scuola è un progetto particolare perché è un progetto di prevenzione e consiste in incontri con i ragazzi, con la presenza anche di uno psichiatra, per parlare con loro di salute mentale. Succede spesso che i disagi, i disturbi abbiano i primi segnali proprio nell'età adolescenziale, ma vengano del tutto ignorati. La tempistica è importantissima perché la prevenzione permette di affrontarla prima ancora che si cronicizzi o diventi grave. La mia generazione ha ancora molto il senso della vergogna, della paura, dello stigma. I giovani invece si avvicinano a queste tematiche con maggiore apertura mentale. Noi mettiamo tutta la nostra attenzione sulla persona e sulle risorse potenziali che magari ci sono, che sono inespresse perché la malattia ha offuscato. La linea d'ascolto è un servizio di accoglienza telefonica su scala nazionale. Sostanzialmente queste persone che chiamano non vogliono parlare della loro malattia, vogliono semplicemente raccontarsi. E l'empatia è quello che ci permette di sentire lo stato d'animo dell'altro, di avere una maggiore comprensione del suo bisogno di aiuto. Alla fine della telefonata quello che conta è che chi ha chiamato si senta davvero profondamente accolto e non si senta giudicato. Il club e l'associazione tutta si impegna per trovare degli sbocchi lavorativi nella realtà normale. Abbiamo tante aziende che danno a questi ragazzi la possibilità di lavorare a distanza su computer. Sono i soci, i ragazzi che sono arrivati da noi, che nel club tornano a riprendere una quotidianità. Il club va avanti per i soci, fanno di tutto, dalle pulizie alla spesa alla cucina. Fanno attività, si organizzano, socializzano fra di loro, escono per incontrare altre persone, per confrontarsi. Per prepararsi a tornare nella vita con tutti gli attu che sono necessari. Questa ce l'ha la figlia di Gugi. È la Barbie, la figlia della Gugi, pazzesca. E questa è mia figlia. È stata colpita da una malattia molto seria e molto grave che ha sconvolto la sua vita e anche quella della sua famiglia. Cioè lei ad esempio dice, Ithaca esiste perché ci sono io. Ed è di modello agli altri, per cui se il paziente numero uno, perché su di lei è nata Ithaca, è anche il successo numero uno della nostra associazione. Lei non si è mai vergognata della sua malattia. Quando era ricoverata, per esempio, diceva: perché non possono venirmi a trovare i miei amici? Se avessi l'appendicite, tutti verrebbero a trovarmi. Io sono entrata in Ithaca come paziente. Noi ci occupiamo della vita delle persone, di dare attenzione a tutte le loro speranze, quindi trasformare una persona che chiede aiuto in una persona che dà aiuto.
però Itaca ha cambiato la mia vita. La motivazione è stata la richiesta di aiuto. Il finale è la gioia di poter dare aiuto. Tu puoi avvicinarti a Itaca e trovare una tua funzione dentro a Itaca. Puoi essere una pedina di miglioramento per te stesso e per gli altri.